all'interno dell'Out Off in Sì. compagnia con Camilla, Violante, Scheller. Perfetto. Perfetto. Ok. Voi direte, come mai con Camilla? Perché Ecco. io me la tiro un cicinino. Perché Camilla l'ho scelta per uno spot pubblicitario della Nivea e è stata bravissima in compagnia con altre due attrici che sono sempre scelte da me e sono molto contento. Ti è piaciuto fare questo spot? Ti sei Sì, divertita? è stata un'esperienza molto bella, anche perché era richiesto di essere piuttosto naturali, senza queste caricature, diciamo, dello stereotipo della pubblicità. Compra il prodotto e... No, siete state bravissime, No, no, poi no, è stata una bella divertentissimo. esperienza. Allora, perché mi trovo all'Out Off, teatro Out Off? Perché attualmente sei in scena con uno spettacolo. Esatto. Però, per fare questo, tu che ruolo interpreti? Allora, io non ho un ruolo definito, Ok. anche perché questo spettacolo non segue una linea narrativa tradizionale, ma è fatto su una modalità della playlist, per cui ci sono tante diverse situazioni dove tutti noi cinque attori che siamo in scena interpretiamo diversi tipi di personaggio. Bene, allora, per saperne di più, allora chiamiamo tutti gli altri. In primis Massimiliano Esatto. Cividati che è il regista e poi me li Esatto, presenti tu gli altri. certo, Ok, ci vediamo. assolutamente. E come per incanto è comparsa la compagnia, capitanata Eccoci. dal regista Massimiliano Cividati, bravo. Qui continua a esserci Camilla e gli altri me li devi presentare Allora, tu. con la mia sinistra, Sulla tua sinistra. volevo dire destra, Perché abbiamo, subito. perché sono mancina quindi faccio casino. Alex Cendron. Poi Sarebbe dietro la chiuso, ma va mia bene, Cendron. socia Camilla Pistorello. Ah, è vero, Camilla, Camilla, Esatto. ok. Bene, E qua dietro ancora abbiamo Michele Basile. bene. Poi non sono con noi a Bellissima. completare l'ensemble Esatto. Adelgisa Vavassori e Raffaella Bonivento Ok. per completare l'ensemble di questo spettacolo. Bene, allora, perché mi trovo qua? Perché è incuriosito dal titolo Il Nulla. Di che cosa tratta? Allora, tratta del fatto che oggi più che mai investiamo un sacco delle nostre energie tutti i giorni per dimenticare qualcosa. E quell'atto di dimenticare qualcosa è l'atto che alla fine ci permette di sopravvivere, di andare avanti. Cose non soltanto negative, anche cose positive, perché è come se lo spazio dentro di noi, emotivo, sia finito, ha dei confini precisi. Invece il numero di informazioni che riceviamo ogni giorno è straordinariamente grande, oggi più che mai. Noi siamo partiti da una ricerca che un'università americana ha fatto alcuni anni fa e ha, come dire, ipotizzato che la nostra struttura neurologica si sia evoluta in maniera incredibile, tanto che se si potesse prendere un uomo del Medioevo e portarlo oggi in una città come Milano, il numero di stimoli visivi, sonori che riceverebbe lo porterebbero a collassare e morire in poche ore. Perché quello che noi riceviamo in 2 ore, lui lo riceveva nell'arco di un'intera vita. Ci siamo evoluti, certo, ma la domanda che ci poniamo è gestire questo numero così grande di informazioni e stimoli. Che cosa ci porta a cambiare? Perdiamo qualcosa? No, non abbiamo la presunzione di dare nessuna risposta. Semplicemente partiamo da un dato, gli stimoli sono tanti e noi ne dimentichiamo una buona parte per poter sopravvivere. Quindi, allora, io mi sono scritto, non pensarci, è veramente l'unica risposta che siamo capaci a darci oggi? Oh, signor, cosa ho Niente, detto? io cercavo di aprire, di girare, andavo di rimando, Ok. rimbalzava, l'aprivo di là. Deleghiamo. Deleghiamo. Alex, Deleghiamo. io non voglio pensarci a queste domande. No, non saprei, nello spettacolo appunto, come diceva Max, no, non diamo Oh risposte signore, proprio. non avevo visto che eri No, armato. ma ce l'ho Sì, sicura, così. non ti preoccupare. Finta ma spara. Quindi non c'è una soluzione, non è che in realtà non pensarci, in alcune scene vediamo che non è possibile.
Cioè non è possibile non pensarci. No, perché la famosa storia dell'elefante rosa, no? Non pensare all'elefante rosa. Quindi quando cerchi di non pensare a una cosa, è il momento in cui non ti esce dalla testa. Ma al di là come dire, di una cosa, di un'informazione, quando per esempio è un ex fidanzata, è difficile, o fidanzato, è difficile toglierlo dalla memoria. C'è una scena molto bella, secondo me, che è una delle più belle dello spettacolo, che parla proprio di questo, della difficoltà di riuscire a cancellare una persona dalla propria vita. Ma sai che io invece io penso, che invece è il contrario, mio, cioè, penso che siamo un popolo che si dimentica facilmente. Ma lo siamo, è parte, come dire, anche l'esercizio del potere è fondato sul fatto che tu oggi ti dimenticherai probabilmente una parte delle cose che sono accadute, che io ho detto, che io ho fatto, che lui ha detto e fatto, cioè il dimenticare e la rimozione, che sono due processi differenti, sono comunque parte fondamentale di ogni strategia di potere. Non solo affettiva, emotiva, anche proprio squisitamente politica, perché sì, siamo un'umanità che dimentica facilmente. Certo. Però, capito, passa quasi sempre anche la politica attraverso il pensare ad altro, ti fanno pensare a un altro problema, a un altro pericolo, e non affrontano il problema che è reale. Certo, quindi certo. Non è che ti dicono non pensare agli immigrati, o non pensare al fatto che sono un corrotto, ti creo un altro problema, ti concentro da un'altra parte. Quindi... Quelli sono però i miei, cioè quelli che ci lavorano su. Beh, ma in no? generale, questo spettacolo lavora sulla nostra mente. Esco di qua, cosa devo pensare? Vorrebbe lavorare sul cuore, sicuramente. Ecco, io preferirei quello. Sì, sì, sì. Cuore, più che l'obiettivo è su quello. Okay. Accarezzare. Diciamo che la rimozione, però poi viene a vedere lo spettacolo e sei preso da un vortice, diciamo, di emozioni, di emotività. Ok. Cioè la cosa diciamo interessante è proprio questa, che noi lavoriamo per sotterrare quello che è più travolgente di noi, e però inevitabilmente questa cosa esce fuori. E se posso agganciarmi, prima Alex diceva una delle scene, appunto perché non seguiamo, non c'è una storia. Uh-huh. Sì, questa cosa della playlist, ma sì, la storia. Sì, esatto, ok, ne avete parlato prima. Ed è incredibile, che trovo che sia un po' la sua forza, come ogni spettatore riesce a portarsi a casa un pezzetto di spettacolo e non te lo levi più. Bene, era cioè... una cosa che ti volevo dire, che volevo dire un po' a tutti. Che cosa volete che si porti a casa lo spettatore a fine serata? Guarda, è veramente molto personale. Cioè ognuno si porterà via un pezzo di playlist. Sì, sì. Forse certe cose neanche te le ricorderai. A volte le tracciano, no? Una playlist dalla playlist. E colpiscono alcune scene da alcune persone e molto di più altre scene da altre persone. Quindi all'inizio, le prime volte che l'abbiamo fatto, era proprio questo che stupiva. Vai. No, volevo solo dire che la chiave è la realtà, nel senso che non c'è finzione, fantascienza o scene inesistenti, sono scene di vita vera. Quindi che ci... e collegano proprio per questo. Ti faccio l'esempio. Cosa puoi provare quando sei in tram e vedi una ragazza seduta che guarda fuori dal finestrino al telefono e piange? Uh-huh. Non hai modo di parlarle, come da spettatore non hai modo di interfacciarti con gli attori che sono in scena. Ma una volta che scendi dal tram, le informazioni che hai nel cervello si compongono in base a quello che è il tuo momento, la tua giornata di quella mattina. Uh-huh. Se quella mattina tu ti sei svegliato molto triste, avrai un legame con quella ragazza che ti porterai c'è proprio qualcosa che ti unisce. Okay. Se invece quella mattina sei frizzante più del solito, lei mi deprime. No, ma questo lei potrebbe essere un disturbo. Certo. Cioè, se però tu stasera guardi crea quel meccanismo, lo spettacolo, probabilmente ti porterai a casa qualcosa. Uh-huh. Se lo dovessi vedere tra 2 anni, è possibile che quella cosa non te la ricorderai e ti porterai via qualcos'altro. Okay. È successo anche che qualcuno l'ha visto, molti hanno visto più e più volte, e più di uno magari hanno chiesto: ah, ma avete aggiunto quella scena? Dici no, c'era già, però non l'aveva vista in quel momento della sua vita, perché non l'aveva vista. Magari focalizzato su una scena, sì, e continuava a pensare. Ma sì. Quindi, tornando prima, ha un filologico? Allora, oppure spesso noi come spettatori empatizziamo con un personaggio, uh-huh, e seguiamo quel personaggio all'interno di una storia.
Una delle cose più forti della rimozione è proprio il soffocamento di un'emozione che sta arrivando. E la nostra playlist non è uno strumento drammaturgico per raccontare tante cose, è perché non appena ti portiamo in una temperatura, interrompiamo, congeliamo e andiamo a raccontare un'altra cosa. Oh. È come un singhiozzo emotivo. E soltanto l'ultima scena è quella che un pochettino si distende e ti lascia respirare fino in fondo, ti concede di empatizzare fino in fondo, quindi si respirare. Quindi teoricamente non starò seduto tranquillo. No, nel senso che di solito uno sta... Lo spettacolo è anche molto leggero, perché non puoi parlare di queste cose prendendoti troppo sul serio. C'è bisogno di grande leggerezza, c'è bisogno di portare lo spettatore sulle montagne russe. E la leggerezza, ahimè, manca troppo spesso. Quando c'è un pensiero profondo, sembra che non puoi usare la leggerezza. No, a maggior ragione. Se c'è un pensiero profondo... Si baciano. È una tematica anche quella, riuscire a gestire più stimoli. Però... Qui c'è un'altra domanda. E se smettiamo di vivere, che cosa succede? Domanda stupida, però insomma... Se smettiamo di vivere o se smettiamo di ricordare? Oddio, se smettiamo di ricordare siamo messi male. E quindi smettiamo di vivere. Però, insomma, mia nonna aveva quelle credenze con la vetrinetta, dove dentro c'era di tutto. Okay. C'erano i pronipoti morti, c'erano le gondole che si illuminavano prese nella gita a Venezia, la collezione di teiere, delle robe che mia nonna non ha mai usato nella sua vita. Però erano in qualche maniera la sua radiografia emotiva. Se univi quei puntini veniva fuori il suo profilo. La storia. E noi non abbiamo più quella credenza nelle nostre case. Abbiamo una tale quantità di informazioni che i nostri mobili sono bianchi, smaltati, e i ricordi sono nascosti dietro. Difficilmente le fotografie sono esposte in cornici di silver plate, ma abbiamo 14.000 file sul cellulare. La vita cambia. È diverso, cioè è anche perché... Mia nonna aveva bisogno di quel tutto pieno, sempre di fianco a ricordargli chi era. Noi abbiamo bisogno di respirare. È semplicemente cambiato l'habitat. E noi che siamo animali che ci adattiamo, grazie a Dio, ci adattiamo. Bello. Ci manca la prima voce. Ci manca la prima voce. Cantiamo anche. Cantano, ballano. Ci sei anche tu in scena? No. Però sei anche attore. Sì, ma non... No. Basta. Sono così bravi loro. Sono giovani, ma perché, belli. Perché devo andare io? Sono bravi loro. È pronta la torta? Basta questa torta, tutti. Prima avevo la pera come... E tutti che mi piavo per il culo. Adesso c'è una cosa più seria. La pera era bella. Era troppo figa. E che sono faceva la pera. E soprattutto faccia tic 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 sotto il mare, non ce la facevo più. Devi studiare con tic tic. Dopo due pomodori uccidi qualcuno. No, io gli artisti non li uccido, specie se sono così simpatici. Un'ora e mezza dura? No, meno. 65 minuti quadrati. Ma va via come il pane. Vi ringrazio. Vi abbraccio. Che ne so. Vogliamo dare l'appuntamento? Allora, venite a vederci da oggi, che è il 17 di ottobre, fino a domenica 21, qui al Teatro Out Off. Noi vi aspettiamo e ci sarà il sorrà. Io la muovete. Io non rimuovo. Grazie mille. Ciao a tutti. Grazie.